presentare la slide perché è un piacere, sicuramente un onore per me essere qua oggi, nuovamente all'interno dei locali del Museo Darwin d'Oro. No, ma il rettore è là. Poi abbiamo il tuo posto qua. Vicino a Riccardo. Scusa, sto facendo gli onori di casa per trovare la giusta collocazione al rettore. Occasione particolarmente gradita per questo un posto là. 2022, perché come potete vedere anche dal logo, la stazione zoologica quest'anno celebra i suoi 150 anni. Allora mi sembrava l'accoglienza e il saluto migliore da fare in occasione di questa veramente importante iniziativa, quella di raccontarvi in tre parole che cos'è, cosa rappresenta e cosa potrebbe essere ancora oggi la stazione zoologica Altondorf, fondata appunto nel 1872 da Altondorf, uno scienziato, ma anche un mecenate della scienza ante litteram, che ha ritenuto di dover dare con la ricerca, con la scienza, voce a una teoria rivoluzionaria come quella dell'evoluzione, della comprensione dell'origine della vita, vita che è nata nel mare, e che lui pensava di poter spiegare al meglio sviluppando una stazione zoologica intesa come una stazione di tante stazioni del mare, di tanti centri e laboratori sul mare che potessero cogliere le occasioni per capire da dove veniamo e quali sono i segreti degli oceani. In particolare, ovviamente, l'elemento fondamentale di questa rivoluzione che si lega a un'innovazione come il concetto di evoluzione era quello di farlo dove ci fosse un posto meraviglioso e ricchissimo per biodiversità, e dove se non nel Golfo di Napoli, ovviamente. E quindi questa è un po' la storia di questo ente, che è passato attraverso da una fondazione, diciamo, privata a un ente morale, a essere poi un ente pubblico di ricerca, e oggi si colloca tra gli enti nazionali di ricerca, come il CNR, l'IGV, OGS, INFM e così via, degli enti controllati dal Ministero dell'Università e della Ricerca, con sede orgogliosamente a Napoli, quindi l'unico istituto nazionale di ricerca con una sede centrale, headquarter nel Mezzogiorno. Una missione che ovviamente si è evoluta nel tempo, come si evolvono nella scienza le esigenze e il commitment delle istituzioni scientifiche, partendo da un concetto di evoluzione per andare verso la soluzione dei problemi che si legano in modo inestricabile alla vita marina e alle opportunità che questa offre. Quindi nel presente e nel futuro, ovviamente, l'orientamento non è solo quello di studiare l'evoluzione, ma studiare l'ecologia, l'ambiente marino, le forme di vita, la conservazione dell'ambiente, l'uso sostenibile delle risorse e anche le nuove potenziali applicazioni come quelle che derivano dalle biotecnologie marine. Tutto questo in un contesto speciale, perché noi entriamo in un decennio che è quello che le Nazioni Unite hanno dedicato alla scienza degli oceani per uno sviluppo sostenibile. E se le Nazioni Unite hanno creduto in questa priorità a livello globale è perché evidentemente c'è la piena consapevolezza del fatto che uno sviluppo demografico che ci sta portando, siamo già credo arrivati a 8 miliardi di persone, saremo a oltre 11 miliardi di abitanti, può soddisfare, diciamo, le esigenze di una popolazione crescente anche in termini nutrizionali, basandosi sempre di più sulle risorse del mare. Sostanzialmente non solo il 70% del pianeta, ma anche oltre il 90% della biosfera che ospita vita. Ecco perché abbiamo di fronte a noi un decennio di sfide sicuramente importanti, che si legano a degli aspetti chiave, che ovviamente sono quelli che delle grandi sfide del presente, che non siamo a definire semplicemente noi in modo autoreferenziale, ma che a livello internazionale, Nazioni Unite, piuttosto che l'OCSE o gli Economist ritengono dipendere strettamente dal mare, sia in termini di risorse alimentari. Il mare potrà soddisfare fino al 74% delle necessità di approvvigionamento alimentare della popolazione da qua al 2050, ma anche pensiamo alla richiesta di materie prime, piuttosto che al siting di grandi impianti per la produzione di energie rinnovabili dal mare, di qualunque forma esse siano, solare, eolico, corrente o quant'altro. Ovviamente tutto questo in un contesto
avendo però a mente il fatto che già adesso l'uomo ha alterato il 66% dell'ambiente marino e oltre il 75% di tutti gli ambienti terrestri. Quindi siamo di fronte a una sfida, diciamo, globale e di portata epocale. E questo è visto anche nell'OCSE, di cui la stazione zoologica è membro per la Partnership Foster Innovation in Ocean Economy, e diciamo che ha visto proprio noi, a partire già dal 2016-2017, spingere dopo la Blue Economy 2030 per una visione sostenibile delle risorse marine, perché noi abbiamo bisogno di sviluppare l'economia, ma questa non deve andare a discapito della natura, dell'ambiente e della biodiversità. Ecco quindi, diciamo, l'aggiornamento dei nostri pillar, degli assi su cui si vuole, diciamo, orientare la ricerca della stazione zoologica, le nuove sfide della ricerca marina, ovviamente il contributo alla ricerca nazionale, che è un'occasione anche di crescita imprenditoriale ed economica per il paese, migliorare comunque la configurazione, la presenza degli enti nazionali di ricerca nel contesto internazionale. La stazione zoologica è da poco entrata nei 10 enti più importanti al mondo nell'ambito della ricerca in biologia marina. Ovviamente questo facendo crescere anche il capitale umano, la forza della ricerca nella soluzione dei problemi, e quindi anche contribuire allo sviluppo socio-economico eco, solidale, giusto anche nei confronti dell'ambiente. Sfide che si dipanano attraverso problemi di ricerca che vanno a contrastare problemi di cambiamenti climatici in diversi modi, la protezione, lo sviluppo, l'utilizzo delle risorse marine e anche ovviamente lo sviluppo di quelle biotecnologie di cui ho parlato poc'anzi. Tutto questo non si può fare senza tecnologie all'avanguardia. Sempre di più la ricerca marina sta andando verso un binario che da un lato va nell'infinitamente piccolo, nella capacità di sviluppo di ricerche genetiche molecolari finissime a livello del genoma della singola cellula, e dall'altro verso studi di scala globale di decine, centinaia, migliaia di chilometri, che richiedono tecnologie all'avanguardia che stiamo cercando di sviluppare grazie anche ai piani nazionali. Quindi chiudo anche con una nota veramente di entusiasmo rispetto a quello che è stato votato definitivamente ieri per l'approvazione in modo definitivo dell'inclusione nella nostra Costituzione di un'Italia che, come dice il nostro Presidente Mattarella, finalmente è impegnata nella tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, consapevole della responsabilità nei confronti delle future generazioni. Questa, l'inclusione della difesa dell'ambiente e della biodiversità, rappresenta un passo fondamentale per noi ed ancora più forza a un quadro legislativo che già adesso prevede che lo sviluppo non deve andare a discapito dell'ambiente, ma ancora di più sancisce un principio, come dire, ineludibile, costituzionale, sulla necessità di ottemperare a questa necessità. E allora quello che credo che sia importante, la ragione per cui siamo anche qua oggi, è che credo che la ricerca che stiamo svolgendo in collaborazione con l'università, perché qua c'è il rettore della Federico II con cui abbiamo un gemellaggio straordinario e lavoriamo assieme sia in ambito di ricerca e didattica, e l'Università di Messina, l'Università di Palermo, e anche c'è un rappresentante dell'Università di Cagliari che è presidente eletto, il professor Buscendo, presidente eletto della Società Italiana Ecologia, stabiliscono un quadrilatero, diciamo, di un network che non può vedere una singola istituzione farsi carico di tutto, ma le competenze sono diffuse, in particolare concentrate in un ricchissimo capitale umano dell'università. Ecco, insieme dobbiamo cercare di dare il nostro contributo per trovare le soluzioni affinché si faccia, si dica come fare, no? Trovare delle soluzioni, perché lo sviluppo di cui abbiamo bisogno, a partire dal potenziamento delle energie rinnovabili, trovi una soluzione che sia realmente ecocompatibile. E con questo vi do veramente il benvenuto e vi ringrazio per essere qua oggi a parlare di scienza. Grazie. Grazie al Presidente Danovaro per questa splendida introduzione, ma soprattutto grazie per... Funziona? Sì, ok. Grazie per avermi chiesto di moderare questo evento, perché per me è un piacere essere qui oggi in un luogo, uno dei luoghi della cultura e della scienza di Napoli, uno dei luoghi che ha fatto la storia di questa città ed è un'eccellenza non solo per Napoli, ma un'eccellenza che è un nostro bigliettino da visita per il mondo, del quale tutti dobbiamo andare fieri. Oggi ci sono avremo vari relatori, abbiamo il piacere di avere il rettore Lorito qui,
e che ci illustreranno l'importanza di quello che il Presidente ha illustrato brevemente, cioè ovvero l'importanza della tutela del Mare Nostrum. Ed è importante che questo dibattito parta proprio da Napoli, una città che è affacciata sul Mar Mediterraneo, che è uno dei fulcri del Mar Mediterraneo, perché solo mettendo a sistema le nostre competenze potremo lanciarci verso un futuro nel quale il mare sarà un elemento che tornerà ad essere assolutamente centrale, come lo è sempre stato nella storia. Passo la parola ad Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione Univerde. Ho acceso, tra l'altro quando parlate le potete togliere mascherina, capisco che siamo tutti terrorizzati, ma abbiamo previsto anche la sanificazione del microfono, quindi è tutto possibile. Allora, innanzitutto grazie a tutti gli intervenuti, anche a quelli che sono collegati online. Devo dire che avevamo iniziato che questo evento doveva essere prevalentemente digital, ma siamo poi andati, grazie alle normative che man mano cambiavano, avere la possibilità, e io sono contento, di avere una parte in presenza e una parte collegata. E tra i collegati anche i rappresentanti, oltre quelli presenti qui, dell'Università di Messina e di Palermo, che mi sembra anche questo un segnale importante. Tra l'altro, quando si è pensato insieme all'amico Danovaro, all'Anton Dorne, a Silvio Greco, di fare qui questo incontro per la presentazione di questa ricerca fatta dall'Anton Dorne insieme a Renexia, e saluto anche Riccardo Toto di Renexia, devo dire l'idea di farla qui mi è piaciuta molto, perché ero venuto invitato da Roberto e ovviamente c'era anche Matteo Lorito all'inaugurazione, e devo dire questo è un magnifico posto recuperato grazie all'ottimo lavoro fatto dall'Istituto Dorne e alla Fondazione Anton Dorne, recuperato alla città, ma devo dire soprattutto a una dimensione internazionale, perché questa è la cosa importante, cioè questo luogo ha una dimensione internazionale. Già dal nome, Darwin e Dorne sono entrambi non napoletani, palesemente, e sono persone che hanno scelto Napoli perché Napoli era ed è stata per secoli, e lo è ancora, una città internazionale, è una città del mondo, è una delle capitali, nel senso che l'Italia ha la nostra capitale che è Roma, ma è indiscutibile che Napoli, così come per altri versi Milano e Venezia, noi siamo un paese che ha tanti, tanti luoghi, ma Napoli è sicuramente la capitale più mediterranea insieme a Palermo, e non è un caso che noi oggi parliamo di questo incontro, direi sull'asse delle due Sicilie, perché siamo qui a Napoli, ma parliamo del Canale di Sicilia, di un luogo meraviglioso. Io ne sono particolarmente contento perché io, mio nonno era della provincia di Agrigento, quindi io sento la mia identità non solo salernitana, Matteo è di Salerno come me, e poi sono stato eletto molte volte a Napoli, quindi in qualche modo sono un caso raro di salernitano napoletano, ma per di più ho anche sangue siciliano nelle vene, quindi sono particolarmente contento se la Sicilia potrà diventare una delle terre delle rinnovabili sostenibili e non dello scandalo delle rinnovabili che non funziona, perché noi dobbiamo anche capire che stiamo cercando di far cambiare paradigma a un'isola dove purtroppo il tema delle rinnovabili è venuto all'onore della cronaca per eccessi di eolico fatto mano e staccato, che neanche, cioè che gira ma non è connesso alla rete e quindi non produce, che è una vergogna, oppure di altre forme di cattivo uso delle rinnovabili, cosa che purtroppo il nostro sud e il nostro paese vede molto spesso. D'altra parte non è però colpa delle rinnovabili, è colpa di chi le fa male. È come quando i malavitosi gestiscono alcuni supermercati, non per questo la colpa è il supermercato non è colpevole di chi gestisce male un supermercato. Le rinnovabili si devono fare in modo sostenibile, questo è il tema. È un tema che ho posto sempre, essendo stato io che ho avviato da ministro il conto energia che ha fatto sviluppare in Italia il fotovoltaico, che ho tolto i soldi ai petrolieri con il CIP 6, e che credo fermamente che le rinnovabili sono importanti, ma nel nostro paese ogni volta che fai una cosa devi stare attento che sia fatta bene. Questo è il dato vero. Peraltro ho voluto e abbiamo voluto insieme a Danovaro Francesco Piccinini, ma anche Francesco, già direttore di Fanpage, è nato a Bagheria, quindi Francesco anche lui ha sangue
siciliano ed è un duo siciliano, diciamo. Quindi, come vedete, poi le contaminazioni sono maggiori di quelle che uno può pensare. Allora, il tema è oggi: Mediterraneo, un mare di meraviglie, bellissimo. Io sono contento e onorato di aver cambiato il nome al Ministero che si chiamava dell'Ambiente e Tutela del Territorio, inserendo mare, perché nella storia d'Italia il mare non era mai assurdo a denominazione di un ministero, perché litigavano le competenze, marina mercantile, marina militare, chi aveva più competenze, come al solito all'italiana ovviamente. E credo che dopo la riforma benaugurante della Costituzione che abbiamo ottenuto ieri, grazie al forte impegno in Parlamento di alcune particolari senatori che hanno lavorato tanto, e noi abbiamo fatto una grande azione di pressing su questo, erano 30 anni che si cercava di cambiare la Costituzione in questo punto, io credo sarebbe anche giusto ritornare al nome di un Ministero dell'Ambiente, che sia Ministero dell'Ambiente e della Tutela della Biodiversità e del Mare, perché la transizione tecnologica è un mero strumento tecnologico, ma non è l'obiettivo di un dicastero. Quindi abbiamo avuto la fase di innamoramento di quando siamo sempre innamorati, questa volta dei francesismi. La Francia ha fatto prima la loi de transition écologique, che forse quella andrebbe fatta, la legge sulla transizione, ma il Ministero deve essere un Ministero che prima di tutto fa la tutela dell'ambiente e della biodiversità, non aspetta la perdita di biodiversità per fare magari la clonazione in laboratorio delle specie estinte, tanto per essere chiari. Quindi capire che la tecnologia non può diventare un totem, come dire, che risolve i problemi, ma innanzitutto si apprende, e questa è la lezione di un museo come Darwin Dorn. Prima si apprende alla grande capacità che ha la natura di metterci a disposizione la migliore tecnologia esistente. E poi umilmente cerchiamo di utilizzare le nostre capacità tecnologiche, vedi le pale eoliche, però in sintonia con quello che il Papa, che è diventato il maggiore ecologista sul mercato mondiale, chiamerebbe ecologia integrale o creato, o quello che ci piace di più. Quindi chiudo dicendo che secondo me oggi noi con questo incontro, che è il primo, immagino, perché so che il DORN, anche l'ENEC, hanno in animo di fare altri incontri con gli ambientalisti, con associazioni, con comitati, perché è giusto ampliare la partecipazione. Questo incontro, qual è l'elemento per me molto importante? È che di fronte all'idea di una grande opera, perché sicuramente un'opera di un parco eolico nel Canale di Sicilia è una grande opera, invece di andare prima a cercare di parlare con sindaci, assessori, consiglieri e vedere ognuno cosa voleva, un'azienda importante ha pensato di andare a uno dei 10 migliori istituti scientifici al mondo in materia di mare e prima di tutto chiedere cosa c'era su quel fondale marino. Cioè, io prima di andare a intervenire in un luogo naturale mi occupo di vedere cosa c'è sotto e, se permettete, pure cosa c'è sopra quando parliamo delle rotte dei migratori. Io sono il ministro che sono stato attaccato perché dicevo che io mi occupavo degli uccellini che passavano, senza capire, perché siamo in un paese di ciucci e ignoranti, ma a livelli molto ampi, anche alti, non il cittadino che non ha cognizione, ma persone che apparentemente dovrebbero sapere e che sono totalmente ciucci. E con rispetto per i ciucci, perché siamo anche animalisti, quindi ignoranti, diciamo così. Allora, il concetto è che io dovetti far cambiare il rigassificatore di Rovigo al inopinatamente pensato, senza fare nessun studio preventivo, esempio, un'opera grossa, alla foce del Po, all'estuario del Po, quindi un luogo magnifico, è come se i francesi facessero il rigassificatore nella Camargue, no? Nessuno lo penserebbe. Invece in Italia, poiché appunto siamo di fronte a molti ignoranti, si era pensato di fare quel progetto lì. L'Unione Europea ha fatto l'infrazione perché si andava sulle rotte dei migratori, perché non si poteva fare. Poi vennero da me a cercare una soluzione ex post, dopo essere rimasti bloccati per anni che non riuscivano ad andare avanti, e, come dire, cercando di fare una limitazione del danno, perché in realtà un rigassificatore là non andava fatto, tanto per essere chiari, però poiché avevano avviato tutto questo ambaradan e questo disastro, siamo riusciti almeno a doverlo spostare e fare una serie di interventi per evitare le rotte dei migratori. Perché gli uccellini sono più importanti degli esseri umani? No, perché solo gli imbecilli non capiscono che
le rotte dei migratori sono funzionali alla biodiversità e all'equilibrio ecologico del nostro continente e del pianeta. Questo è. Ecco perché questa volta, prima di avviare la progettazione nel Canale di Sicilia, giustamente insieme all'Istituto Dorn si sta facendo la verifica di cosa c'è sott'acqua, e poi ce lo dirà Silvio Greco quello che hanno trovato, non vi anticipo, anche se qualche notizia mi ha dato, ma è stato riservato pure con me perché ci tengono, sono scienziati. E l'altro aspetto è quello di evitare problemi alle rotte dei migratori. E lì io devo dire, ho dato atto, ecco qua la tecnologia buona può servire, che hanno scoperto che esistono o hanno implementato dei sensori, chiamiamoli probabilmente dei radar, chiamiamoli così, che riescono a intercettare se stanno arrivando i migratori, e le pale automaticamente si fermano. Quindi senza bisogno di fare pale colorate nere, pale strane, che i poveri migratori dovrebbero capire se quella è una pala o non una pala, semplicemente c'è un atto di rispetto maggiore, poiché non è che i migratori migrano dalla mattina alla sera 365 giorni all'anno, ma migrano nei periodi della migrazione e tra l'altro a livelli altimetrici diversi, quindi non è che tutti migrano allo stesso passo, perché la natura per fortuna è ricca di varietà e di biodiversità. Quindi il fatto che le pale possano fermarsi per evitare di impattare sui migratori è per esempio un tipo di scelta, in questo caso tecnologica, che asseconda la riduzione del nostro impatto sugli habitat, quello di cui faceva riferimento prima il professor Danovaro. Noi dobbiamo raggiungere il 30% di aree marine protette. Io sono uno di quelli che ha fatto alcune aree marine, per esempio l'area marina protetta Regno di Nettuno, che mi è costata una fatica da pazzi per discutere con tutti gli stakeholders, però siamo riusciti ad averla. Ora, credo che una grande area eolica fatta in modo sostenibile, ancorata nei posti giusti, per cui da nessuna parte si deve ancorare in aree dove ci sia la posidonia o dove ci siano i coralli o dove ci sia biodiversità, perché anche questo si può fare e si deve fare, quell'area può diventare un'area marina protetta e quindi ci aiuta anche a raggiungere i traguardi di cui faceva riferimento Danovaro, il 30% delle aree marine protette. L'Italia credo sta al 10, al 12, perché a mare, a terra siamo oltre il 20, siamo al 5%. 11% all'italiana, diciamo 5% sul meridiano di Greenwich, diciamo. 0,1. Allora diciamo che abbiamo parecchio da fare, quindi diciamo che dobbiamo avere, non ci basta questo campo eolico del Canale di Sicilia, dobbiamo fare di più. Quindi chiudo dicendo, è molto importante che noi facciamo che noi creiamo un modello di collaborazione tra il mondo della ricerca e il mondo dell'impresa. Perché quando abbiamo detto il cambio della Costituzione, cosa dice? Articolo 9, ed è importante perché finalmente nei principi si parla di ambiente, biodiversità, ecosistemi, future generazioni, animali. Queste sono parole che entrano in Costituzione. Ma l'articolo 41, che parla dell'attività di impresa, la subordina alla tutela della salute e dell'ambiente. Qual è il modo migliore per farlo? Avere la capacità preventiva di vedere che cosa vogliamo fare e dove vogliamo intervenire. Secondo me questo dobbiamo fare. Vedo opposizioni a volte, come appunto, senza cognizione di causa, e quindi bisogna solo spiegare. In altri casi motivata, ma dal fatto ovvio che chi lavora sul gas o vuole portarci sulle centrali nucleari è ovvio che farà il possibile per dire che l'eolico pure a mare, pure a 50 chilometri, dà fastidio a qualche... Allora, quello significa, con tutto il rispetto, da parte di chi lo fa, di avere magari legittimi interessi. Io capisco che chi possiede il gas e i giacimenti di gas non è contento che si venda meno gas e l'energia la facciamo dall'eolico o dal solare, questo è chiaro. Però dobbiamo fare in modo che ci sia almeno trasparenza in questi temi e si chiarisca di che cosa stiamo parlando. Ultimo riferimento alla pesca. Io credo che la pesca, abbiamo detto, deve essere sostenibile, lo sappiamo. È una vita che mi batto da quando ero ministro dell'agricoltura e della pesca contro le mega navi killer, i mega pescherecci coreani, giapponesi, eccetera, che scorazzavano nel Mediterraneo. Abbiamo visto nei giorni scorsi la vergogna
di una nave killer nel Golfo di Biscaglia che gli si è rotta le reti e ha buttato 100.000 pesci, carcasse di pesce dentro a mare direttamente. Ci sono vere e proprie vergogne, peraltro anche ci sono film bellissimi che rendono chiaro che questo non è modo di pescare, diverso che parliamo di pesca sostenibile, di marinerie locali, di situazioni verso le quali è giusto avere non solo attenzione ma rispetto, ma quelli che fanno i pescatori veri e seri hanno tutto da avvantaggiarsi di avere di zone di ripopolamento dove il pesce, invece che essere sterminato, possa riprodursi in modo, come dire, tranquillo e con la capacità di avere un maggiore equilibrio naturale. Quindi credo che anche questo, rinnovabili sostenibili, pesca sostenibile, ma soprattutto serietà scientifica e dati. Cioè, quando parliamo di tutto dobbiamo avere dei dati confrontabili, pubblicabili, trasparenza nelle situazioni, in modo che sia chiaro chi dice sì, chi dice no, e soprattutto perché lo dice, perché onestamente dobbiamo fare in modo di riposizionare il paese in una dimensione di serietà, perché altrimenti noi tutti straparliamo di ambiente, abbiamo cambiato, e io sono contento, anche la nostra Costituzione, ma poi se non facciamo realmente le rinnovabili sostenibili, noi alla fine, come dire, condanneremo le future generazioni alla estinzione, che è il vero rischio del cambiamento climatico. Grazie. Grazie mille Alfonso, soprattutto per l'accorato messaggio che ha lanciato. Passerei ora la parola al Rettore Lorito. Grazie Rettore per essere qui con noi oggi. Bene, grazie. Allora io intanto voglio ringraziare Alfonso e Roberto Danovaro per l'invito, un invito che mi è particolarmente gradito perché oltre, diciamo, a fare il Rettore pro tempore sono anche un biologo di formazione, quindi per me, come dire, questi temi sono temi che mi hanno appassionato da anni e parte anche del mio lavoro di ricerca. Io credo che, diciamo, oggi la presentazione di questo progetto, che anch'io sono ansioso di vedere il risultato, perché peraltro ho fatto anche 20 anni di attività subacquea, quindi sono veramente, veramente curioso, ecco, di vedere questo risultato e questo progetto che potrebbe essere appunto una best practice per il futuro, ci possa dare delle indicazioni molto importanti. Sono qui, saluto anche i colleghi dell'Università di Palermo e dell'Università di Messina. Io volevo portare una testimonianza di come, quando le istituzioni, anche sul tema mare, si mettono insieme, poi si possono fare delle cose straordinarie. Io credo che il rapporto che c'è tra la Federico II, ricordo sempre, è questa mastodontica università da 80.000 studenti, 26 dipartimenti, la prima università del Meridione, credo siamo i secondi in Italia quest'anno, eccetera, come dimensione, e l'Anton Dorn, anche sul tema mare, poi può produrre dei risultati molto interessanti, perché, diciamo, al di là delle scelte politiche, di quello che saranno, diciamo, i sistemi di produzione alternativi, di energia, eccetera, che ognuno di noi può condividere, può non condividere, questo, diciamo, spetta più, come dire, alla parte politica. Noi l'obbligo che abbiamo, credo, Roberto, è quello di produrre l'informazione e da questo produrre le tecnologie. L'informazione significa anche far capire che cos'è questa benedetta biodiversità, perché oramai questo è un termine che è così inflazionato, ma che, insomma, molte persone, se tu fermi le persone per strada, dici: ma che cos'è la biodiversità? Non c'è una vera cognizione del valore di questo. Allora noi, come grande Ateneo, insieme all'Anton Dorn, perché noi facciamo tutto praticamente, quasi tutto quello che riguarda il mare, insieme all'Anton Dorn, ma già da tempo, già da molti anni, stiamo cercando di fare la nostra parte, sia sul campo naturalmente della ricerca, sia sul campo della didattica, sia sul campo della cosiddetta terza missione, cioè il trasferimento delle tecnologie al territorio, che in alcuni casi diventa anche una tecnologia, ve lo dico rapidamente, anche di tipo agroalimentare, perché dal mare c'è tanto che si può prendere. Intanto noi abbiamo una laurea magistrale in marine biology e aquaculture, che vede proprio la presenza di docenti sia federiciani che della stazione Anton Dorn, quindi già questo è un bellissimo esempio di interazione, dove i ragazzi cosa imparano? Imparano sostanzialmente lo studio e la salvaguardia dell'ambiente marino, quindi l'obiettivo di questa formazione è di trasferire, fare dei professionisti in grado di
proteggere, di studiare e di proteggere l'ambiente marino. Quindi studiando la situazione, diciamo, la salute ambientale, il funzionamento degli ecosistemi, il restauro ambientale delle aree costiere, che per noi è un grandissimo problema, perché ne abbiamo tantissimo da fare da questo punto di vista, che la pressione antropica naturalmente è molto forte. Da questo noi stiamo andando avanti, abbiamo una proposta, l'ho detto anche a Roberto, diciamo, vediamo se riusciamo a realizzare un dottorato nazionale sul mare, che sarebbe una bellissima iniziativa, coinvolgendo diverse università naturalmente, e, insomma, portiamo avanti un po' questa cosa. E poi ci sono tutta una serie di progetti di ricerca. Io prima di venire ho provato a fare un po' uno scanning, diciamo, dei progetti di ricerca in qualche modo riguardavano il mare all'interno della Federico II insieme all'Anton Doro. Sono troppi per citarli tutti. Ce ne sono alcuni però molto interessanti. Noi lavoriamo per esempio sulla ricerca di molecole biattive estratte da organismi marini, anche per scopi farmacologici, perché il mare è anche questo. Ovviamente lo studio della biodiversità degli ecosistemi mediterranei, gli extramediterranei, compreso lo studio dei poli, dell'area dei poli, l'utilizzo di biosensori per la rilevazione di inquinanti, lo sviluppo di biorobotica e applicazione del sistema proprio nell'agroalimentare. Per esempio c'è un progetto, il progetto FEAMP, che mi piace citare, che è finalizzato all'acquisizione di conoscenze ambientali per la programmazione dell'attività della pesca, un po' quello che diceva Alfonso, e dell'acquacultura, proprio definire un modello di gestione di pesca e acquacoltura campana sostenibile. Noi partiamo dalla nostra regione. Ed è interessante vedere, quando tu parti in questo progetto, in un grande atene come il nostro, come l'interesse si diffonde, perché a un progetto del genere lavorano i dipartimenti di biologia, agraria, scienze chimiche, economia, management e istituzioni, medicina veterinaria e produzione, oltre a un centro di ateneo. Quindi sono temi che mettono insieme ricercatori e professori, e con partenariati insieme al CNR, l'Istituto Zooprofilattico Meridionale del Mezzogiorno, l'Università del Sannio, il Suo Rosso La Benincasa, la Van Vitelli, l'Enea, l'Istituto Nazionale di Genetica e Vulcanologia, di Geofisica e Vulcanologia. Quindi, insomma, sono tutti temi che oramai si affrontano in maniera molto, diciamo, multidisciplinare. Poi c'è un altro progetto molto particolare e interessante, che è il Pond Place, che cerca di trovare soluzioni innovative per l'utilizzo ecosostenibile delle piattaforme offshore, che sono a fine della loro attività produttiva. Anche questo è un tema molto interessante, per farne il centro un sistema di acquacoltura integrata ecosostenibile per allevamento di molluschi e oloturie in prossimità della piattaforma, e poi anche collegato al discorso dell'energia rinnovabile. Oppure un progetto un po' più vicino a quella che la sensibilità locale si chiama Abaco, dove si prevede il restauro ambientale e la balneabilità del sito interesse nazionale di Bagnoli Coroglio, che per noi è una ferita aperta, un posto straordinario, bellissimo. Anche lì, insieme all'Anton Dorno, siamo su una struttura che stanno recuperando, perché, insomma, poi devo dire, con Roberto, l'Anton Dorno veramente sta facendo delle cose straordinarie. Lì c'è un discorso di inquinamento di metalli pesanti e di idrocarburi, con un recupero, un rimpianto di praterie di fanerogame marine. Poi abbiamo tutta una serie di altre attività. Abbiamo una task force di Ateneo dedicata al mare, che si chiama BIG, ed è parte dell'European Marine Biological Resource Center, proprio per rafforzare proprio la strategia, diciamo, nell'ambito della blue economy, come si dice. Oltre ad avere dei centri proprio di Ateneo, dove si studiano proprio le tecnologie da portare sul mercato, allevamenti molluschi, pesci, alghe, microalghe in ambiente marino ed acqua dolce, anche per fare, non tutti lo sanno, prodotti alimentari basati sulle alghe, come, non so, dalla pasta, le creme spalmabili, i formaggi, gli insaporitori, hamburger, wurstel. Oramai dal mare si può fare di tutto, anche prodotti pronti al consumo. O l'ultima, diciamo, tecnologia, allevamento congiunto accoppiato di pesci e di vegetali di interesse commerciale. Quindi tu con l'uno sostieni l'altro, una sorta di mini, diciamo, economia circolare. Quindi, per esempio, coltivando insieme lattuga, scarola, basilico, insieme alla tilapia e il carassio dorato. Quindi anche, cioè, insomma, la ricerca ti porta anche a questo. Ma io credo che la grande opportunità che è davanti a noi in questo momento è quella che ci offre il PNRR. Il PNRR, come molti sapete, diciamo, ha una serie di interventi. L'intervento più importante, i bandi si chiudono il 15 di febbraio, riguarda i 5 centri nazionali, ognuno finanziato
con un finanziamento dai 200 ai 400 milioni. 400 milioni sono 800 miliardi delle vecchie lire. Ti ricordi quando c'erano le lire? Sono una quantità di denaro impressionante da spendere in 36 mesi, quindi sarà una bella sfida. Bene, questi 5 centri hanno 5 temi predefiniti, uno di questi è la biodiversità. Un altro si chiama Agritech, che noi stiamo portando a Napoli, ovviamente con una rete di strutture che partecipano a livello nazionale, e insomma anche quello della biodiversità, peraltro i colleghi di Palermo la conoscono bene perché saranno loro un po' a coordinare questa grande iniziativa, sarà un'operazione straordinaria. Io credo che lì, su quello, potremmo veramente fare un passo in avanti, considerando che in quei progetti l'obiettivo è, tornando al discorso delle pale eoliche, di non di far quello che uno già sta facendo, ma quello di portare le tecnologie abilitanti ai temi studiati da questi centri. Tecnologie abilitanti significa anche sensori, significa anche controllo, monitoraggio, quindi ci sono degli obiettivi chiari. Ricordo sempre che il PNRR non è un progetto per, come dire, con delle task force da svolgere, va per obiettivi, quindi tu ricevi il finanziamento se raggiungi un determinato obiettivo. E se l'obiettivo è quello di aumentare al sud, volendo fare un passaggio sul sud, quello che è l'impiego o ridurre la disoccupazione dei giovani, ridurre la disoccupazione delle donne, noi dobbiamo lavorare in quella direzione. E io credo che quello che si sta facendo sul mare può essere uno strumento anche per questo, anche perché ce lo chiede il PNRR, sono dei vincoli molto stretti. Insomma, per chiudere, non voglio prendere tempo, perché insomma noi veramente siamo molto molto attenti e dovremo faremo ancora di più e molto di più. Io credo che noi dobbiamo cercare di innestare un po' nella mente dei nostri giovani, delle nuove generazioni, questa è la nostra funzione come grande università del Meridione, il concetto che il mare non è solo una risorsa economica, ma è soprattutto una risorsa culturale, perché insomma in qualche modo il mare intorno a noi, il mare nostro, ha plagiato e ha definito la nostra biologia, il modo come siamo, le nostre società, anche le nostre interazioni, le nostre culture. Quindi dal mare noi lo studiamo, però dal mare si apprende anche tanto, e progetti come quello che vengono presentati oggi ci aiuteranno ad apprendere dal mare anche come noi dobbiamo imparare a gestire, diciamo, i nostri territori. Quindi ringrazio i ricercatori per quello che hanno fatto, ringrazio per l'invito e spero se ne faranno ancora altre di questi incontri, perché io credo più parliamo del mare, di quello che si può fare, e meglio staremo tutti e meglio porteremo avanti un futuro per i nostri figli, e speriamo riusciremo anche a indurre le scelte politiche più giuste e più opportune. Grazie. Grazie al Rettore, grazie per essere qui con noi oggi. Da Rettore a Rettore, passerei la parola al Rettore Cuzzocrea, che dovrebbe essere in collegamento. Sì, buonasera a tutti, non so se mi si sente. Sentiamo benissimo. Io ringrazio tutti, sottoscrivo quanto ha detto Matteo Lorito. Io poi, avendo fatto i lavori di tesi alla Federico II e una parte del dottorato alla Vanvitelli, e avendo una moglie napoletana, capite bene che vorrei essere lì con voi con attenzione. Ringrazio Roberto Donovaro. Noi, quando ci siamo insediati nel 2018, abbiamo talmente tanto attenzionato il problema della sostenibilità, della tutela dell'ambiente, che abbiamo fatto un delegato, che è la professoressa Spanò. Come università abbiamo avuto uno spazio importante, ringrazio Roberto Donovaro per quanto ha fatto e per quanto certamente continuerà a fare per i progetti sul mare e la presenza nel territorio messinese della stazione Anton Doron, che dimostra una grande attenzione, una grande voglia di fare ricerca. Chiaramente sottoscrivo e ringrazio enormemente Alfonso Coraroscanio per le sue parole, perché parlare di dati scientifici, parlare di attenzione alla ricerca scientifica è l'unico modo, dal mio punto di vista, e sottoscrivo quanto ha detto Matteo Lorito, essendo anch'io un farmacologo, e quindi molte delle sostanze attive che sono presenti anche nel mare vengono utilizzate come i farmaci del domani, chiaramente determina e necessita di dati scientifici. Perché non basta dire no all'eolico piuttosto che un'altra cosa, ma bisogna parlare di dati. E quindi sono molto contento di questi interventi, di questi congressi, e sono certo che con l'aiuto di Matteo Lorito, che non vi è dubbio rappresenta uno degli atenei più importanti del panorama nazionale, e abbiamo fatto squadra,
e dobbiamo continuare a fare squadra insieme, perché soltanto mettendo insieme il meglio delle università, e nel caso specifico delle università del Sud, insieme al CNR, insieme alla stazione Anton Doron, si possono fare quei progetti che danno quelle risposte che non possono prescindere dal coinvolgimento di Univerde. Perché se stiamo insieme intorno a un tavolo e discutiamo con temi scientifici, mettendo le università, la ricerca scientifica, come fa Napoli, come fa Partenope, come fa Vanvitelli, come fa alcune Atenei della Calabria, la Sicilia e Palermo, Messina e Palermo, otteniamo questi risultati. Quindi ci tenevo a ringraziarvi per l'invito, ci tenevo a darvi il buon lavoro e a ribadire la ferma volontà dell'Università di Messina, dei nostri ricercatori, non soltanto di continuare a collaborare, stiamo lavorando per un nuovo dottorato di ricerca su queste tematiche insieme a Roberto Danovaro, ma ad essere parte di una rete che parte dal mare e finisce al mare insieme agli altri Atenei, partendo dalla Federico II, dalla Partenope, dalla Vanvitelli e tutti gli altri che ci vogliono stare, proprio facendo mie da ricercatore a ricercatore a Matteo Lorito, ma soprattutto passando a quanto ha detto Alfonso Pecoraro Scagno, perché parlare di dati scientifici è la base di quello che ci chiede il PNRR e del nuovo mondo su cui dobbiamo discutere, con cui anche, e concludo, la pandemia ci ha insegnato a discutere, perché se non abbiamo i dati non possiamo arrivare da nessuna parte, nessun risultato, e diventano opinioni che non portano, e portano a queste opinioni a quello sfacelo che nei nostri mari, nel nostro ambiente, nelle nostre coste troviamo. E mi permetto di concludere dicendo che in una zona bellissima della nostra città che affaccia sul mare, che viene denominata zona falcata, grazie all'attività dei nostri ricercatori è stato trovato tutto quel degrado e quella presenza di contaminanti in quella zona che ha fatto sì che oggi si parla di bonifica e di interventi di bonifica proprio grazie a quei dati e a quella ricerca scientifica fatta all'università e che altri atenei fanno con uguale, se non migliore, capacità di porre dei risultati. Quindi noi ci siamo accanto a voi, siamo accanto a Univerde, siamo accanto a Renexia, siamo accanto a tutti coloro che vogliono fare del mare, dell'ambiente, un motore per la ricerca e per lo sviluppo del nostro paese. Grazie ancora a tutti e buon lavoro. Grazie mille professore per essere stato qui con noi oggi, grazie mille per i saluti. Ora dobbiamo ringraziare Riccardo Toto, direttore generale di Renexia, per essere qui con noi oggi, per essere insieme alla Fondazione Univerde, uno dei main partner di questo evento. Riccardo, si è tanto parlato dell'eolico, ora tocca a te raccontarci. Ecco, cioè, innanzitutto sono io che ringrazio voi, in particolar modo ringrazio il presidente Pecoraro Scagno, il presidente Roberto Danovaro, e volevo ringraziare in maniera particolare il professor Greco, che è quello che ci sopporta, insomma, è lui che tutti i giorni ha a che fare con Renexia, e quindi è lui che subisce tutti i nostri non sapere e tutte le nostre voglie di sapere. Volevo ringraziare anche i rappresentanti dei ministeri che intervengono qui oggi, il comandante Angelini e naturalmente tutti gli esponenti del mondo accademico. Allora, noi siamo qui oggi perché Renexia, quando ha pensato a questo progetto, ha voluto seguire alcuni principi. Il primo principio che abbiamo voluto seguire è quello della sostenibilità. A nostro giudizio la sostenibilità deve partire dal rispetto dell'ambiente, dal dialogo con il territorio, con le amministrazioni e con le associazioni. Questi sono per noi dei punti cardine. Poi siamo partiti anche da degli insegnamenti, in particolar modo io sono partito dall'insegnamento che mi ha dato mia madre. Mia madre mi ha sempre detto: quando entri ospite in una casa, bussa, puliscite le scarpe, cerca anche di capire qual è il divano dove ti devi sedere, solo in quel momento puoi effettivamente essere l'ospite. Ecco, noi una volta identificata l'area, una volta quindi identificata la risorsa vento e la forza della risorsa vento, abbiamo voluto fare proprio questo percorso, venendo anche dall'esperienza avuta negli Stati Uniti. Per fare questo percorso abbiamo avuto bisogno di sentire i maggiori esperti italiani, e per questo siamo arrivati ad Anton Doron, e che ci dicessero effettivamente se il parco poteva effettivamente sorgere in quell'area, se c'erano delle cose che noi non avevamo considerato e soprattutto se effettivamente, come noi vogliamo e vorremmo sempre,
che l'impatto sulla biodiversità sia sull'ambiente sia praticamente pari a zero. Soltanto una volta avute queste rassicurazioni il progetto potrà effettivamente sorgere. Abbiamo sin da subito chiarito al professor Greco, e anche lui devo dire che è stato molto fermo nella sua posizione, che nel caso in cui si dovessero trovare delle situazioni non superabili, che il parco non sarebbe sorto, e da qui abbiamo cominciato il nostro cammino. Noi siamo pronti naturalmente ad aprire un dialogo sui risultati di queste analisi, siamo pronti ad aprire un dialogo con le autorità locali, tra l'altro lo abbiamo già fatto ormai più di un anno e mezzo fa, però vogliamo fare questo dialogo e vogliamo portare avanti questo confronto su dati certi, oggettivi e soprattutto scientificamente validati. Abbiamo investito il nostro tempo, abbiamo investito le nostre risorse umane e anche naturalmente le risorse economiche per capire l'impatto di questo progetto, non solo dal punto di vista dell'ambiente ma anche dal punto di vista economico e anche storico-archeologico. Per questo siamo particolarmente lieti di poter presentare, a meglio, di ascoltare la presentazione di questi dati da parte del professor Greco oggi, ma siamo altrettanto felici, sinceramente, dei primi risultati avuti sotto l'ambito economico e sotto l'ambito socio-economico. In particolar modo l'investimento che Renexia farà è un investimento che sarà pari a circa 9 miliardi di euro, quindi un investimento molto importante. Un investimento che, secondo la società Deloitte, incaricata dello studio di impatto socio-economico, garantirà la creazione di 6.000 posti di lavoro nell'ambito del periodo di costruzione e di quasi 1.000 posizioni di lavoro stabili nel corso dei 25 anni di esercizio del parco. Riteniamo che questi siano assolutamente dati importanti. Abbiamo verificato anche quello che può essere l'impatto sulla pesca. Sicuramente l'area che noi andremo a occupare è un'area vasta, ci siamo preoccupati che quest'area non sia assolutamente né a ridosso né che interferisca in alcuna maniera con i banchi di pesca e abbiamo avuto rassicurazione di questo. Riteniamo, tra le altre cose, che il minimo impatto pari a circa l'1% che si dovrebbe avere sulla pesca stessa possa essere assolutamente bilanciato da quello che è il risultato del cosiddetto fenomeno del spillover, il fenomeno della macroeconomia spillover, per cui se, come effettivamente sarà, negli 840 km quadrati interessati dall'opera sarà effettivamente vietata la navigazione e la pesca, perché questo vogliamo essere estremamente chiari sin dal principio, questo andrà a cadere, naturalmente quella diventerà un'area naturale di ripopolamento e, dato il fenomeno che noi ci aspettiamo possa essere effettivamente anche studiato e provato serenamente in un confronto, che questo possa dare anche ulteriore spazio per la crescita della pesca in quella zona. Per noi questo è un progetto importante, come riteniamo che lo sia anche per il Paese. È un progetto per noi pronto ma non definitivo, nel senso che, come si diceva prima, siamo assolutamente aperti al dialogo per poterlo ulteriormente migliorare. Per far questo stiamo andando avanti nelle ricerche. Nelle prossime due settimane, non appena finita l'installazione del primo parco eolico offshore nel Mediterraneo, tra l'altro quello di Taranto di cui ci stiamo occupando, sarà messa a disposizione un vessel per l'installazione del cosiddetto FLIDAR, quindi una boa a mare che potrà garantire anche la verifica dei dati che abbiamo sulla avifauna dell'area, perché, come diceva anche prima Alfonso, anche questo è veramente molto importante e noi ci teniamo particolarmente. Ci teniamo particolarmente anche a dire che abbiamo messo a disposizione della comunità scientifica nazionale tutti i dati raccolti da Andon Dorn e di questo andiamo particolarmente orgogliosi, perché riteniamo che questi dati possano essere utili a studiare ulteriormente quel territorio e magari a far sì che questo territorio possa essere effettivamente protetto. Noi vogliamo migliorare progressivamente il nostro progetto, quindi invitiamo, e abbiamo già scritto anche alle autorità regionali della Sicilia per poter essere auditi nelle commissioni che lo riterranno opportuno per presentare il progetto e poterlo ulteriormente migliorare. Intanto volevo ringraziare sinceramente, in particolar modo, il professor Greco del lavoro fatto e speriamo di rivederci presto per poter parlare ancora di altri progetti. Grazie. Grazie mille Riccardo. Chiamerei sul palco il comandante Angelini dell'ufficio direzione forze
e sicurezza marina militare. Sì, puoi? No, io volevo far sedere. Ah, ok, sì, perfetto. Grazie comandante. Ciao. Bello della diretta. Tra l'altro ricordo che siamo in diretta sulla pagina Facebook, su Radio Radicale e su Asca, su Asca News. Quindi grazie comandante. Si sente? Buonasera, buon pomeriggio. Io sono il capitano di fregata Tiziano Angelini, capo della terza sezione Geometoc del reparto pianificazione politica marittima dello Stato Maggiore Marina. Sono stato invitato e ringrazio a nome della Marina, della quale porto anche i saluti, sono stato invitato qui perché io sono uno dei membri dello staff del Capo di Stato Maggiore che ha seguito l'attività di collaborazione, chiamiamola così, della Marina Militare con la società Renexia per la conduzione di questo studio preliminare ambientale. Questa collaborazione è iniziata con una serie di attività svolte da noi presso lo Stato Maggiore che hanno portato all'inizio alla concessione dell'autorizzazione per la conduzione della survey che è stata condotta dalla società Renexia. È proseguita con tutte quelle attività che hanno visto impegnate le articolazioni, i nostri comandi e enti dipendenti in qualche modo interessati dalla realizzazione di questo parco eolico, dicevo, tutta quella serie di attività che hanno portato alla valutazione dell'impatto che questo parco eolico potrebbe avere sulle attività militari marittime. Questa valutazione dal punto di vista della Marina Militare è stata fatta, è stata passata al Ministero allo Stato Maggiore della Difesa, il quale dovrà, perdonatemi l'inglesismo, matcharlo con quello di altri stati maggiori, in particolare dell'Aeronautica Militare, per poi fornire ai ministeri competenti il giudizio. E poi è proseguita con la vera attività operativa in mare, ovvero la Marina Militare ha collaborato con la società Renexia contribuendo a effettuare un rilievo morfo-batimetrico di parte dell'area interessata poi dalla realizzazione del parco eolico. Ci sono stati un certo numero di problemi, mi rincresce dirlo, dovuti a causa di forza maggiore, soprattutto per la situazione pandemica tuttora in corso e non solo, anche per le condizioni meteomarine che non sono state sempre favorevoli. Però ora, al di là dei problemi che hanno, diciamo, ritardato l'ultimazione di questa parte della mappatura di questa parte dell'area, permettetemi di dire una cosa, cioè che l'aver coinvolto, no, la Marina Militare in questa attività, seppur iniziale, di studio preliminare ambientale, in questo rilievo, l'assoluto alto livello professionale che viene riconosciuto alla componente idrooceanografica della Marina Militare, che voglio ricordare è costituita non solo dal famosissimo Istituto Idrografico della Marina di Genova, che è l'ente cartografico, è uno degli enti cartografici dello Stato, ma anche dal settore operativo e quindi dal comando in capo della squadra navale che ha le dipendenze, appunto, queste navi specialistiche che hanno condotto il rilievo nel canale di Sicilia, che vorrei ricordare sono la nave Galatea, seguita poi da nave Aretusa. Io penso di aver concluso, il mio intervento era per salutare da parte della Marina Militare gli organizzatori e ringraziarli per averci dato la possibilità di essere qui oggi a rappresentare la Forza Armata. E anche un mio personale ringraziamento e saluto perché mi avete dato la possibilità di innanzitutto essere qui in questo importante evento, ma anche perché, insomma, mi avete dato la possibilità di essere a Napoli oggi, in una giornata stupenda.
Grazie ancora. Grazie. Inviterei il professor Greco a salire sul palco. Grazie professore. Il responsabile scientifico del progetto MedWind. Professore, so che ci proietterà anche un video. Sì, io direi di iniziare col video perché il video dura 9 minuti circa e io il mio intervento durerà 3 minuti, perché in realtà noi vogliamo farvi vedere le cose. Lo dico subito, non per i miei colleghi ovviamente, ma per chi ci segue da casa. Le immagini che vedrete, la maggior parte delle immagini che vedrete sono le prime immagini di alcuni organismi che neanche noi pensavamo di trovare. Quando all'inizio Renexia con il dottor Toto è venuto a trovarmi in istituto, scusate la chiosa personale, io sono contrario all'eolico, proprio culturalmente penso che l'eolico terrestre in Italia sia una cosa che, come dire, ha dei limiti pazzeschi, perché per una visione mia personale, diciamo rispetto al paesaggio, eccetera. Cosa diversa è il mare, perché come dice giustamente il comandante della Marina che mi ha appena preceduto, in quel tratto di mare il più delle volte si sono dovuti fermare i lavori perché le condizioni meteomarine non erano adeguate al rilevamento. E quella è la forza di quel tratto di mare, perché a mare il vento c'è, perché al mare non c'è il tema dell'intermittenza, perché al mare non ci sono le valli, non ci sono i canaloni, non ci sono le città. Cioè l'orografia marina, essendo piatta, come dire, garantisce queste cose. E io, come dire, ho accettato anche per la grande opportunità che ci è stata data di calare un ROV in un'area vastissima dello stretto di Sicilia, dove nessuno aveva mai calato un ROV. Quindi per noi l'interesse scientifico ovviamente è stata la molla che ha, e ringrazio tra l'altro la mia presidenza, la stazione zoologica, che mi ha permesso di fare questo lavoro. E quindi vorrei farvi vedere rapidamente questo filmato, che dura poco, e poi commentarlo con voi per 3 minuti. Prego.
noi avremmo anche potuto fare al contrario, cioè mettere 9 minuti di tragedia e 1 minuto di bellezza. Abbiamo voluto mettere 9 minuti di bellezza e 1 minuto di tragedia, proprio per farvi capire che lo Stretto di Sicilia è in assoluto, forse uno dei più grandi scrigni di biodiversità che esistono nel Mar Mediterraneo, proprio perché per la condizione orografica, di correnti, di tutto quello che arriva dalle acque dello Stretto di Gibilterra, eccetera, e proprio per la composizione strutturale è un posto unico. E i 9 minuti di bellezza sono l'esistente. Questo che vedete è un corallo nero di circa 2000 anni, grosso modo. Un corallo nero morto, un ramo di corallo di oltre 7 cm di diametro, sul quale si sono insediate 9 popolazioni. Abbiamo trovato cose sulle quali bisognerà ridiscutere e molto probabilmente riscrivere anche. Il mio maestro, il professore Donovaro, dovrà fare un nuovo libro di ecologia, di biologia marina, perché trovare una nave che è stata fondata nel 1976, cioè che diciamo che fino al 1976 era galleggiante, perché ci sono le fotografie di questa nave che navigava in Mediterraneo, e poi dal 1976 scompare, va sul fondo del mare e noi la ritroviamo dopo circa meno di 50 anni e su quella nave troviamo delle popolazioni straordinarie di coralli, significa che forse bisogna rivedere il fatto di come crescono, la velocità di crescita, la velocità di insediamento, eccetera. Come pure anche quel banalissimo calamaro che voi avete visto alla fine, quello non è l'Oligo vulgaris, quello è l'Oligo forvesi, solo la lunghezza del mantello è di 1 metro. E quei pesciolini strani che avete visto, oltre ai mictofiti, che erano quei pesci abissali all'inizio, sono stati alcuni pesci che sono rarissimi. Come pure tutta una serie di gorgoni, anche le più piccole, sono rarissime, le gorgone gialle, le gorgone bianche, di ambiente profondo. Cioè, quello è un paradiso, ecco. Noi abbiamo trovato il paradiso e poi abbiamo trovato quelle trincee, quei canaloni che avete visto alla fine, quel canalone, quelli sono i segni dei divergenti, sono i divergenti dello strascico, che creano delle vere e proprie trincee come le trincee che si usavano nella Prima Guerra Mondiale. E come avete visto nell'ultimo periodo, noi abbiamo girato ore e ore, e ringrazio Simone Canese, mio amico innanzitutto, e poi mio collega, dai tempi dell'ICRAM che ha fatto tutto questo lavoro, perché io ovviamente non ho fatto niente, insomma, quello che deve essere chiaro, insomma, ecco, se no. Io tra l'altro l'unica cosa che faccio invece mi imbarco martedì, lunedì e dopo 14 anni torno su un peschereccio a fare la campagna di pesca nello Stretto di Messina per Renexi. E l'ho voluta fare proprio perché sono rimasto molto colpito da queste immagini, perché non si può stare ore e ore con un rov a seguire delle tracce e non vedere un gambero di fondale. Né un Aristeus né un aristomorfo. Vedere un Galeus melastoma, un boccanegra, quello squaletto da solo che navigava in mezzo al nulla. E quindi voglio proprio rendermi conto, noi faremo sia le cale commerciali della pesca strascico che faremo pure delle cale sperimentali, proprio per capire come stanno veramente le cose, perché ora è l'ora di smetterla con le chiacchiere. Ecco. Una volta che questa azienda ha deciso di coinvolgere la stazione zoologica, ovviamente noi, al di là delle convinzioni personali, io tra l'altro vi ho detto che sono contro l'eolico, insomma, ma al di là delle convinzioni personali, noi dobbiamo rispondere con i numeri. Noi siamo abituati a dare i numeri, non a dare i numeri nel senso della pazzia, quella ci accompagna, perché chi fa il biologo marino per 50 anni lo fa solo perché è pazzo, perché insomma, se no non c'è molto senso. Noi siamo tra i pochi, insieme ai pescatori, a lasciare volontariamente la terra. Che lo so, vi sembrerà forse un po' una cosa poetica, ma in realtà per chi, insomma, come noi ha vissuto più a mare che a terra, è una cosa che ci rappresenta. Quindi il senso è questo. Noi mettiamo al servizio del Paese le nostre competenze, le nostre capacità. Io ringrazio l'Università di Palermo, l'Università di Messina, la Stazione Zoologica con la sede di Calabrese, la sede siciliana e la sede napoletana, che mi hanno dato un forte supporto, e ovviamente i colleghi del CNR, perché questo è un pezzo del ragionamento. L'altro pezzo è la colonna d'acqua, ne parlerà Nenzi, l'altro pezzo sono i sedimenti, l'altro pezzo sono la vifauna, noi abbiamo fatto uno studio approfondito sulla vifauna, e l'altro pezzo sono i cetacei, perché noi abbiamo fatto tutto uno studio legato sia alla presenza di mammiferi marini, e anche di retti marini, tartarughe, eccetera, e anche i collegamenti che ci possono essere in relazione al rumore, eccetera. In questa settimana che facciamo questa campagna della pesca, caleremo a mare anche un idrofono che resterà sul fondo del mare per 4 mesi, che registrerà tutta una serie di cose.
E poi abbiamo già in campo una piattaforma che si chiama Glider, che viene pilotata da due signori che stanno in California davanti a un computer, che ci daranno un po' il senso anche di tutto quello che è sia la navigazione, sia la presenza di cetaceo, sia la presenza di avifauna. E quindi, come dire, è stata una grande opportunità. Ovviamente noi riteniamo che la ricerca non può non contribuire alla crescita del paese, ovviamente verso una cosa che sia realmente transizione ecologica, che non sia greenwashing. E quando ormai anche Sanremo cita il termine greenwashing, non lo uso più neanche io, perché già è abusata sostenibilità. Aggiungere pure greenwashing mi sembra esagerato. Grazie. Grazie mille. Inizierei a invitare sul palco la professoressa Spanò dell'Università di Messina e il professor Sarà dell'Università di Palermo. Siamo tutte e due. Cioè, sì. E nel frattempo dare la parola a Maria Calla Giarratano, che è in collegamento, dovrebbe essere in collegamento, dottoressa Giarratano. Sì, vi sento, buonasera a tutti, mi capo sentite? Sì, la sentiamo, capo del Dipartimento per il Personale, la Natura, il Territorio e il Mediterraneo del Ministero per la Transizione Ecologica. Grazie per essere stata qui con noi, perché per essere qui con noi so che era impegnata col Ministro fino a poco fa, quindi grazie ancora per aver trovato dei 5 minuti per stare qui. Grazie a voi dell'invito. Ho seguito, diciamo, un pezzetto dell'appassionato discorso di Silvio Greco, che saluto, è un po' che non ci vediamo, Silvio. Ho sentito che ti imbarcherai, che ritornerai su un peschereccio insieme a fare un'esperienza, diciamo, perché poi la ricerca è importante, ma chiaramente conoscere anche come le attività di pesca si svolgono forse è un tratto essenziale per capire una serie di cose. Io lo dico perché vengo da un posto di mare e conosco un po' la vita dei pescatori per anche trascorsi familiari, del mio nonno, bisnonno e così via. Quindi sono particolarmente affezionata. Ringrazio Alfonso per questo invito. È un tema certamente interessante, importante, perché oggi parlare di transizione ecologica è inutile, diciamo, aggiungere o dire altro rispetto a quello che già, no, si va delineando. Documenti che noi come Ministero abbiamo presentato, qual è il piano della transizione ecologica, ma anche diciamo la discussione a livello europeo sulla tassonomia, quanto ha interessato diciamo gli Stati membri e quanto può essere un argomento talvolta divisivo. Certamente, al di là di tante espressioni, posizioni, quello che dice il nostro ministro è che una cosa è certa, che bisogna invertire necessariamente il trend, e certamente la produzione di energia da fonti rinnovabili è uno degli elementi essenziali, principali. Il problema oggi che si vede sempre di più, anche rispetto a argomenti non nuovi, perché già in passato ci siamo confrontati con le problematiche connesse ai procedimenti autorizzativi di eolico, di anche offshore, eolico offshore, eccetera. E chiaramente è sempre la difficoltà di fare una sintesi tra i diversi interessi contrapposti, per cui diciamo tutto quello che aiuta a mettere a fuoco quali possono essere gli effetti positivi ben venga. E quindi, da quello che ho sentito, quel poco che ho sentito e il comunicato che mi avete mandato, poi mi riservo, Alfonso mi farà avere, diciamo, ma anche il presidente, il professore Danovaro, che saluto, diciamo, della stazione Anton Dorn, avremo certamente occasione di confrontarci rispetto a questa nuova e interessante prospettiva. Tante cose in questo momento anche all'interno della nostra amministrazione sono in fermento e ci interessano da vicino.
Abbiamo anche progetti importanti sul PNRR per il monitoraggio della biodiversità. Insomma, le aspettative sono di centrare le milestone perché il lavoro è partito bene, anche se tutto è, diciamo, connotato da una certa complessità di realizzazione. Però credo che ormai sia chiaro a tutti che, insomma, quello che tante volte ci siamo detti, forse solo in convegni, tavoli di addetti ai lavori, eccetera, oggi non è più un tema solo di addetti ai lavori. Le questioni, diciamo, sono più... c'è una consapevolezza diversa, forse ancora non pienamente sufficiente, e certamente le scelte che dovranno essere prese interesseranno a più livello anche le amministrazioni che poi sono deputate al rilascio di permessi o a, diciamo, la sfera autorizzativa. Quindi da parte mia veramente un saluto e un augurio che questo lavoro possa essere anche l'inizio di un approfondimento diverso, dove si riesce sempre a coniugare l'attenzione, la tutela della biodiversità. Siamo contenti per quello che diciamo oggi è il risultato rispetto all'innovazione nella Costituzione in questo percorso, diciamo, importante, però noi sappiamo che non è un fatto di parole. Cioè, è importante, diciamo, che la Costituzione riconosca questo valore, però noi abbiamo imparato in tanti anni che non è un problema, non è una questione di parole, è una modalità con cui il lavoro che noi svolgiamo, i comportamenti individui, insomma, devono essere rivolti ad una attenzione maggiore, perché altrimenti, diciamo, la casa comune e l'ambiente in cui viviamo rischia di peggiorarsi sempre di più. Quindi vi auguro buon proseguimento e, insomma, tenetemi aggiornata su questa iniziativa, perché penso che possa essere veramente, veramente interessante. Magari con un pochettino più di tempo a disposizione, non come oggi, mi scuso, ma ho dovuto incrociare tra altre cose, avremo magari modo di parlarne con un attimo più di calma e mi direte un po' meglio, diciamo, le caratteristiche di questo progetto. Intanto grazie ancora e buon proseguimento di lavoro. Grazie mille, grazie davvero per essere stata, per aver trovato questo tempo per stare qui con noi. Siamo stati molto ligi con i tempi, siamo qua, abbiamo sforato leggermente, ma perché siamo partiti con un poco di ritardo, ma ci abbiamo con gli ultimi due interventi. Partirei dalla professoressa Spanò, che era anche una presentazione. Dunque, buonasera a tutti, io sono Nancy Spano, Università di Messina. Intanto devo ringraziare chiaramente Roberto Danovaro e Silvio Greco per avermi coinvolto in questo progetto assolutamente unico per il Mediterraneo, ma anche per la grande importanza che riveste, appunto. Ok, ci siamo? Ok, per la grande importanza, dicevo, che riveste, appunto, per la nostra, diciamo, per la nostra ricerca scientifica, se riesco a farla andare avanti. No, vabbè. Allora sì, dunque, ancora non avevamo mostrato l'area di intervento. Se voi guardate un attimo, ci sono moltissime stazioni che noi abbiamo campionato, in particolare l'Università di Messina si è occupata della colonna d'acqua e dei sedimenti. Su circa 50 giorni di nave, quindi un imbarco molto lungo, noi abbiamo effettuato una serie di campionamenti. Sorvoliamo sulla... No. Vabbè, diciamo, sorvoliamo... No, vabbè, queste sono, insomma, cose tecniche che è inutile che stiamo lì a, diciamo, a discutere. Volevo solo farvi vedere quali erano state la nostra attività come, appunto, Università di Messina. I campionamenti sono iniziati a settembre e finiti a novembre del 2021. Abbiamo campionato, come vi dicevo prima, acqua e sedimenti. Le analisi sono ancora in corso. In realtà quello che volevo farvi vedere, sì, vabbè, questo è, diciamo, una,
un riepilogo di quelle che sono state le nostre competenze, quindi il profilo idrologico con una sonda multiparametrica, tutte le variabili chimico-biologiche e sui sedimenti tutta la parte fisica, la descrizione fisica appunto del sedimento. In questo momento noi stiamo elaborando quelli che sono i profili della sonda multiparametrica che metteremo poi in relazione, vediamo se fa perfetto, che metteremo chiaramente in relazione con tutti gli altri parametri che sono naturalmente importantissimi, perché quello che voi avete visto sul fondo del mare è chiaramente un insieme di tante componenti biotiche e abiotiche che portano poi a quello che noi abbiamo visto a mare. Allora, quello che volevo sottolineare è che la sinergia tra questi enti è stata assolutamente perfetta, lo posso dire. Stazione Zoologica Anton Dorno, Università di Messina e Università di Palermo, in questo progetto si sono spese tantissimo e i risultati che vedremo, i miei probabilmente saranno pronti i primi di marzo, sono assolutamente importanti per il nostro futuro. Grazie. Grazie mille. Last but not least, come si direbbe in questi casi. Grazie per la parola, grazie per l'invito. Io porto i saluti da parte del magnifico rettore dell'Università di Palermo, il professor Massimo Midiri, che oggi non è stata, non ha potuto essere qui. L'Università di Palermo è impegnata insieme sotto la guida della stazione geologica Anton Dorn e con l'Università di Messina e anch'essa è impegnata nella raccolta dei dati di insieme a Renexia e per finalizzare un attimo anche il piano di fattibilità. Ciò che non posso dire che, posso dire che mi sono un po' emozionato guardando il filmato di Silvio e il fatto del professor Greco, il fatto che abbia voluto esclusivamente mandare un messaggio positivo riguardo al grande patrimonio di biodiversità presente in quell'area, secondo me è probabilmente la strategia win-win che io proporrei e che suggerirei onestamente in tante e tante altre occasioni. Si è proprio messo in evidenza occasioni. Ciò che emerge è la grande complessità di un sistema e la produzione di un'evidenza scientifica così imponente, così importante, fatta da acquisita da una serie di realtà scientifiche importanti come Anton Dorn, Palermo, Messina, che sono tutte istituzioni del Sud, e quindi questa grande forza in campo secondo me è importante, perché fatti complessi devono essere affrontati in modo complesso, con acquisizione di dati giustamente anch'essi complessi. Spesso però noi non riusciamo a trasferire, a trasmettere questo tipo di concetti all'uomo e al cittadino. Per cui una parola chiave fondamentale, secondo me, è in questo processo è il trasferimento delle informazioni in modo corretto. Quindi evidenza scientifica importante, evidenza scientifica che, come diceva anche il magnifico rettore dell'Università di Messina, grazie alla pandemia ormai è sulla parola e sulla bocca di tutti, che in qualche modo poi va trasferita a tutti gli strati della nostra società. Con un messaggio ben preciso, non è possibile non ammettere l'uomo all'interno dei sistemi complessi, per cui il nostro approccio deve essere un approccio comunque di tipo socio-ecologico. Soprattutto queste tre istituzioni si stanno muovendo proprio per acquisire dati complessi. All'interno di una visione ecologica. Secondo me una delle cose più importanti è proprio questa. Questo gruppo di istituzioni sta fatta da ecologi e non solo da biologi marini, sta effettivamente acquisendo dati per poter in qualche modo declinarli
all'interno di una visione ecologica ed ecosistemica. Probabilmente il modello di studio più importante, che in questo caso è il messaggio più importante, è proprio questo. Noi stiamo acquisendo dati effettivamente che hanno un senso ecologico. In un periodo questo si sposa anche a questo punto con quanto sta succedendo all'interno del PNRR, per esempio, con il fatto che la biodiversità è uno dei centri, ne accennava prima qualcuno. Quindi qualche cosa si sta muovendo, qualche cosa anche nella sensibilità di molte di differenti appunto. Secondo me questo è l'aspetto più importante, positivo. Io ne ho discusso molto con il mio rettore, il quale è un medico e spesso ha cercato mi interroga molto spesso per cercare di capire in effetti quale sia l'importanza di tutto ciò, perché ha una sensibilità un po' come, perché è chiaramente un biologo di base, però cioè, discutiamo spessissimo di questi aspetti, e quindi io vi ringrazio per l'invito, ringrazio anche di avermi voluto coinvolgere come Unipa all'interno di questa avventura, ringrazio il Presidente e ringrazio chiaramente tutti quanti. Grazie mille Professor Sarà, grazie mille Professoressa Spanò. Devo leggere i saluti del capo del Dipartimento delle Politiche Competitive e della Qualità del Ministero delle Politiche Agricole, Ambientali e Forestali. Nel frattempo invito per i saluti finali il Presidente Danovaro e Alfonso Pecoraro Scanio a salire qui sul palco. Desidero innanzitutto il messaggio di Francesco Saverio Abate, dice: desidero ringraziare i promotori di questo evento. Fortunatamente contestuali impegni mi impediscono di presenziare. Ritengo importante far giungere il mio saluto e un breve commento sugli argomenti trattati. Come noto, la nuova politica comune della pesca si pone come obiettivo la sostenibilità a lungo termine della pesca e dell'acquacoltura sul piano ambientale, economico e sociale. Inoltre, l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile per favorire il conseguimento di una migliore gestione dei mari promuove la conservazione delle risorse biologiche marine, il raggiungimento del buon stato ecologico, la lotta alla pesca illegale, la riduzione della sovraccapacità di pesca e la pesca eccessiva. Il perseguimento di tali scopi richiede il costante sforzo dell'amministrazione, che si risolve nella partecipazione attiva alle fasi di sviluppo normativo delle misure attuative degli obiettivi prefissati e nel delicato confronto con gli operatori del settore della pesca. Per questo motivo rilevo l'estrema rilevanza del progetto, nonché delle informazioni raccolte nel corso delle indagini compiute dai ricercatori impegnati, la cui analisi completa ci renderà un quadro chiaro delle ricchezze biologiche del Mediterraneo. Ritengo sia necessario quindi superare ogni difficoltà al fine di istituire un perimetro coerente e condiviso nel ritagliare competenze, interessi economici e ambientali diversi, con l'obiettivo di garantire che le attività del settore ittico del paese non siano solo sostenibili sotto il profilo della tutela della risorsa, ma anche gestite in modo coerente con le esigenze economiche, sociali e occupazionali del comparto. E ora siamo veramente in chiusura, lascio la parola al Presidente. Grazie. Due parole per evidenziare un paio di concetti. Il primo è quello che questa occasione e queste partnership ci permettono di evidenziare quanto anche delle ricerche finalizzate, ad esempio nell'ambito del PNRR, con finalità importanti che possono sembrare apparentemente distanti dalle finalità scientifiche, in realtà sono una straordinaria occasione di progresso scientifico. I risultati che abbiamo preso saranno pubblicati in decine e decine di pubblicazioni, e questa prima parte di campionamento sarà seguito da collaborazioni tra l'altro con la Federico II per la descrizione di nuove specie, per le competenze sull'habitat mapping. È solo la prima fase di un percorso che si amplierà nel tempo, quindi la ricerca trova vantaggio da queste occasioni. Il secondo è che la conoscenza dell'ambiente marino sostanzialmente ci permette di accendere la luce in una stanza buia,
dove capiamo dove sono i mobili e dove possiamo muoverci. I mobili sono rappresentati da queste straordinarie formazioni che potrebbero spaventare, dire allora una ricchezza straordinaria non la possiamo distruggere, invece è proprio il contrario. Sappiamo dove sono e dove non sono, sappiamo quindi cosa evitare e dove posizionare. E sappiamo anche, perché quello che non abbiamo visto è il 99% di quello che in realtà c'è, che la maggior parte di questi ambienti è stato profondamente arato e alcuni di quei solchi mostrati, le esperienze dimostrano che sono lì, distrutti e permanenti anche per 30 anni dopo che vengono fatti e non vengono colonizzati. Allora la possibilità di fare dove si può un'azione di collocazione di infrastrutture in modo tale che non impattino, andando poi a definire un ambiente che viene sì confinato e quindi escluso dalle attività di pesca, ma diventa quindi protetto e quindi va a sistema con un sistema di protezione ambientale, andando però a diventare, avete visto quel pulviscolo che sembrava polvere, in realtà tutti, erano tutti giovanili di pesci in riproduzione perché si riproducono in quelle zone, diventeranno una nursery, cioè una nuova fonte di potenziamento delle biomasse e del pescato che con un processo che i ricercatori chiamano di trascimazione, di spillover, andrà a arricchire le aree esterne. L'esperienza internazionale ha insegnato chiaramente che le fishery restricted areas del MIPAF, piuttosto che le aree marine protette offshore o le other effective conservation measures, quelle proteggiamo qualcosa che non è stato programmato per essere un'area marina protetta, ma lo diventa perché viene comunque protetto, sono i principali strumenti per la pesca sostenibile, sono quello che faranno dire ai pescatori, come è successo in Spagna, come è successo in Cile, ce lo ampliate, tra 10 anni ci diranno ce lo ampliate perché stiamo pescando molto più di prima. Allora, questo è uno strumento che a volte deve affrontare delle difficoltà, ma noi adesso stiamo accendendo la luce e accendendo la luce troveremo insieme le soluzioni. Grazie a tutti per questo incontro. Grazie mille Presidente. Prima dei saluti finali di Alfonso Pecoraro Scanio, voglio ringraziare la stazione Anton Dorn per averci ospitato, la Fondazione Univerde, qui rappresentata da Alfonso, Renexia, rappresentata dal direttore generale Riccardo Toto, i rettori Lorito e Cuzzo Crea in collegamento, il professor Greco, la professoressa Spanò e il professor Sparà per questo magnifico pomeriggio, ma anche tutte le persone che ci hanno seguito in diretta su Facebook, su Radio Radicale e su Asca News. Grazie mille e ora gli ultimi saluti di Alfonso Pecoraro Scanio. Sì, io ringrazio, farei intanto un applauso a Francesco Piccinini che ha moderato in modo brillante questo incontro e che tra l'altro da vero giornalista d'inchiesta credo può essere particolarmente contento di questa inchiesta fatta sui fondali marini. Beh, io credo, guardate, che la cosa fondamentale di questo che vuole essere il primo di momenti di confronto scientifici è un momento molto importante. Io credo che noi dovremmo fare a Palermo un altro momento, lo dico al professore, lo dico alla professoressa, dico Palermo, può essere anche Messina, ecco, possiamo scegliere quale che il miglior luogo, diciamo il più adatto, ma sicuramente noi abbiamo esigenza di creare dei tavoli in cui tutti siano consapevoli. Penso che è molto interessante quello che ha detto il capo dipartimento del Ministero delle Politiche Agricole che si occupa poi della pesca, è importante un tavolo tecnico al Ministero delle Politiche Agricole e della Pesca dove magari anche l'Istituto Anton Dorn possa rassicurare sui vantaggi di interventi e anche sulla fase in cui il Ministero e le istituzioni possono pensare a delle compensazioni nei momenti magari di transizione verso l'utilizzo migliore di questo impianto. Però quello che è certo è che noi stiamo parlando di un prototipo di come si può lavorare rispetto al mare e io lo ricordo perché io quando da Ministro appunto dell'Ambiente, del Mare e della Pesca nominai proprio da Novaro all'ICRAM, che era l'istituto dove tra l'altro brillantemente operava anche Silvio, una delle cose che io scoprì con mio stupore è che in Italia non era stata mai fatta una ricerca strutturata sui mari italiani, mai. Tant'è vero che ogni volta che io ne parlo con i comandanti della Guardia Costiera, e ho visto la passione con cui ha parlato il rappresentante della Marina Militare, e anche là ci si ricorda sempre che l'Italia è 300.000 chilometri di terra e circa 500.000 e più chilometri di acque di competenza a mare. Quindi noi abbiamo più area di competenza nazionale
a mare più blu che verde, verde e marrò, perché poi non è tutto verde. Allora, credo che noi abbiamo l'esigenza di capire che quasi sempre gli studi in Italia sul mare sono stati fatti solo dopo i disastri. Succede l'alga e la fioritura algare a Rimini e si studia perché c'è l'alga killer. Oppure, questa forse è una delle poche volte in cui almeno lo studio l'abbiamo fatto prima che si facesse un intervento, come dovrebbero essere fatti, come dire, gli studi preventivi, perché noi siamo un altro paese dove si parla sempre di prevenzione, ma poi si interviene solo dopo che c'è un qualche guaio. Quindi questa volta, e io devo dire, ho apprezzato nell'intervento di Toto, quello che ha detto se ci fu dagli studi emergesse che noi questo impianto non lo possiamo fare, non lo faremo, che è il modo serio con cui ragiona un imprenditore onesto o che vuole essere attento al paese. Cioè io dico, io faccio una proposta, prima verifico se la cosa ha un impatto, prima verifico poi anche eventualmente tutti gli altri impatti, e questo è molto importante. Io credo che quello che dice il professor Danovaro è importante. Tra l'altro io sono un fautore delle rinnovabili e noi dobbiamo sapere, per essere chiaro, se vogliamo veramente chiudere le centrali a carbone, chiudere le centrali al petrolio, superare il gas, non avere i guasti delle centrali nucleari, e noi l'energia dobbiamo farla innanzitutto dall'efficienza e riducendo gli sprechi energetici, ma poi le produzioni devono essere a fonte rinnovabile, quindi non può essere che il sole, non può essere che il vento, la geotermia se la facciamo in modo sostenibile, l'idroelettrico che però risente dei cambiamenti climatici molto più del vento, che risente dei cambiamenti climatici, ma magari purtroppo perché aumenta il vento, purtroppo lo dico non per l'energia, ma per quello che stiamo vedendo come fenomeni climatici che stanno diventando più estremi. Quindi noi abbiamo l'esigenza di trovare delle soluzioni che ci permettano di fare le rinnovabili in modo sostenibile. Questa ricerca è una ricerca secondo me preziosa, io sono contento che si è deciso di presentarla qui perché è una sede scientifica ed è giusto che questi temi restino sui dati, come diceva il rettore di Messina, come ha detto giustamente il rettore di Napoli Matteo Lorito. Noi abbiamo esigenza di avere un tavolo dove ci sia i dati veri, ci siano gli operatori, la pesca, ma anche gli ambientalisti e quelli che difendono il mare, coloro che difendono le rotte dei migratori, cioè che ci sia, poi è chiaro, puoi non avere l'unanimità, ma l'importante è avere trasparenza nei metodi in cui si arriva alle decisioni, nei sistemi di valutazione di impatto ambientale, nella VAS, perché ci vuole la valutazione ambientale strategica, prima ancora che la VIA. Questi temi sono da VAS, perché tu, una volta che sai in fondo al mare quali sono le zone dove ormai, come dice, è degrado, e quindi dove, anzi, fare un impianto forse è una cosa che aiuta, non danneggia, quali sono le zone da non toccare, quali sono le aree dove non si può ancorare nulla, e spero che questo ce lo ricordiamo non solo quando dobbiamo ancorare le paleoliche, ma anche quando dobbiamo ancorare le mega navi, le mega barche, i mega yacht. Io ho fatto la prima legge a tutela della Posidonia oceanica quando ero presidente della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati, parliamo fino agli anni 90, quindi sono un tutore della Posidonia oceanica. Però mi sorprende chi parla di Posidonia oceanica dopo che hanno fatto fare porti, porticcioli, come dire, disastri nelle aree vicino al mare, e poi tutelano vorrebbero parlare di Posidonia oceanica a distanza di 60 km dai banchi. Ecco, dove non c'è, ma dove non c'è perché non c'è in natura. Quindi dico, se come dire, almeno la decenza di parlare di cose di cui uno ha una vaga concezione. Quindi credo, grazie, veramente grazie al professor Danovaro, grazie a Silvio, grazie a tutti i professori che sono intervenuti e alla comunità scientifica che secondo me su queste cose dovrà dare un contributo essenziale, perché se no si parla, come dire, a bambera e dobbiamo evitarlo. Grazie.